C'è uno scambio di scarpe. Ti ha rotto le scarpe? No, ovviamente mi graffia come le femmine, si sentono più tutelate. Le unghie lunghe, tutte smaltate. Più tutelate. Marco, che è successo oggi? Soprattutto in quel primo quarto. Il primo quarto devo dire che, dico, noi abbiamo sempre fatto 20 punti, non tiravano con una percentuale incredibile che onestamente non avevamo messo in considerazione. Un run bollente, una serie di tiri, ovviamente avevamo preparato sull'unico che mancava, quindi Lanci, capisci esatto. Bene che ci siamo trovati un pochino spiazzati. L'abbiamo, devo dire, un po' sottovalutata la partita. L'importante è che ci siamo ripresi, perché il secondo quarto abbiamo dato un importante segnale, soprattutto a Davide, perché lo vedevamo un pochino nervosetto. Curioso, giustamente, perché non ci eravamo. L'importante è che ci siamo ripresi, il problema è un po' generico in questo momento, non tra di noi, non di squadre, però giochiamo a singhiozzi, non stiamo riuscendo a trovare, vedi, Lucio. Primo giro d'andata, dico, perdiamo di uno, il problema non sono adesso i 20 punti di Lucio, però almeno 10, 12, che lui è la nostra... Esatto, costante, esatto. C'è il nostro punto di riferimento, mancando lui ovviamente ci sentiamo un po' tutti che tutti devono uscire. Devo dire che ci siamo, però non dovevamo perdere. In ogni caso i playoff sono sicuri per voi e dunque potrete dire la vostra nella seconda fase. Barcellona fuori casa non sarà semplice, spero ancora che ci tempo, riprendiamo e troviamo un attimino di ritornare noi, che è fattibile. Quello sicuramente. Grazie mille Marco. Grazie a voi. Serata. Buona serata. C'è Di Massima, mi pare che non c'è in realtà. Vabbè, niente, allora chiudiamo noi con Alessandro. Da Alessandro Randazzo e Roberto Quartarone. Sì, una buona serata e ci vediamo prossimamente. E ricordiamo con, per Gravina non so DR. Se prima Rainbow Gravina. E ancora devo uscire il calendario della prossima fase. Comunque Gravina DR è l'ultima in casa del Gravina e poi eventualmente la fase playoff. E la finale playoff di femminile tra la Rainbow e una tra Stella e San Matteo. Quello che ha detto lui. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao.